Per Buda International siamo con Francesco Maffolini, direttore tecnico del Master Rapid CBL. Francesco, ci conosciamo da tanto tempo e so che il tuo successo, il successo della tua associazione, delle tue scuole, sono soprattutto nel settore giovanile, nel karate. A cosa si deve questo successo? Ma diciamo che il successo legato numerico che ha dato tanta enfasi e tanto risalto a livello anche giornalistico riferito al nostro sodalizio dipende, è legato ai vantaggi formativi ed educativi dell'attività del karate, che sono innumerevoli, e il fatto che siamo riusciti a comunicarli in maniera molto tangibile attraverso diversi canali comunicativi, utilizzando televisione, radio e testate giornalistiche. Il tipo di metodologia di insegnamento è sicuramente il segreto del nostro successo, che basa le sue fondamenta sul metodo fondamentale che il CONI ci propone, cioè l'utilizzo dell'attività ludica come strumento educativo e mezzo per insegnare il karate, attraverso la quale poi si vanno a sviluppare diverse abilità motorie che possono portare anche a risultati coordinativi notevoli e addirittura, come è successo nell'ultimo weekend, a medaglie a livello nazionale di federazione. Però diciamo che il tutto nasce con lo studio del grado di piacimento riferito all'attività corsistica dei nostri corsi, per cui si va a cercare un tipo di attività sicuramente che dia un arricchimento del bagaglio formativo ed educativo e motorio, ma che innanzitutto dia un fortissimo grado di piacimento non solo nel chi partecipa, ma anche nel chi osserva, quindi negli addetti ai lavori, i genitori che portano i figli all'attività del karate. Infatti, tanti genitori scelgono proprio per i propri figli il karate come attività sportiva. E quindi avrai a che fare con tanti genitori. Qual è il tuo ruolo nel rapporto con questi genitori? Ma il mio ruolo è sicuramente fortemente motivante dal punto di vista comunicativo riguardo a fargli capire qual è l'ambito che gli compete. L'unico ambito che gli compete è quello appunto genitoriale. È importante che non ci sia un miscuglio dei ruoli. Il tecnico e soprattutto l'educatore deve fare il suo compito con assoluta professionalità. Educare significa tante cose, sapere tirare fuori il meglio dal proprio significato etimologico del termine, educere, dice il saper condurre, saper tirare fuori il meglio degli altri. Il genitore deve cercare anche di prendere spunto dal punto di vista educativo dall'educatore, ma deve rimanere il genitore che sa dare sicuramente i sì e i ma, i sì e i no, diciamo che aiutano poi a crescere. Ti ringraziamo per questa intervista e ci vediamo alla prossima intervista su Buda International. Ciao e Grazie. grazie. Tutto bene.